2.275.000 euro per migliorare e potenziare il sistema idrico integrato. È la decisione assunta ieri pomeriggio dalla Giunta regionale, che ha approvato la proposta di delibera presentata dall'assessore regionale all'ambiente Mario Mazzocca. Ci siamo trovati nella fase di riordino dell'autorità di bacino, adesso c'è il commissario preposto Igeri Di Biase, che dal punto di vista tecnico ha fatto un lavoro davvero mirabile per raccordare tutto ciò. In primo luogo si sono messe insieme un po' tutte le osservazioni provenienti dagli enti locali e dai comuni, attraverso anche l'istituzione e la conduzione di un tavolo misto, tecnici della regione e alcuni sindaci del territorio più attivi su questo tema, che hanno lavorato su questo da mesi e da qualche tempo, ma da oltre un anno, per arrivare alla definizione di queste osservazioni. C'è stata la disamina delle stesse osservazioni, l'ulteriore passaggio è stato appunto quello odierno, in cui si è presentato a tutti la natura e consistenza di questo primo progetto di variante del piano di assetto idrogeologico. Sono quattro gli interventi che verranno finanziati. Il più significativo riguarda la manutenzione straordinaria del sistema fognario delle acque bianche nel comune di Pescara, con uno stanziamento pari a 2.800.000 euro. 265.000 euro andranno invece ai lavori di sistemazione del tratto fognario del comune di Castel di Sangro, 150.000 la quota assegnata al comune di Ofena, sempre per lavori di adeguamento della rete fognaria. Infine, grazie a una rimodulazione delle suddette risorse ex PAI, pari a 60.000 euro, si andrà ad intervenire anche sulla realizzazione del progetto di fognatura acque chiare in località Giardinello nel comune di Carzoli. Credo che si stia facendo un ottimo lavoro per creare una base concreta di lavoro su cui tutti possono convergere e su cui la cittadinanza potrà con una certa facilità andare a vedere quelli che sono i diritti e i doveri da parte di tutti.